Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare. Qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme. Qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione. Ieri, oggi e domani non sono momenti che si susseguono e sono uniti in un circolo senza fine. Ogni cosa è collegata. Siamo a Monterano, in una città abbandonata dal 1800. Mamma mia, puzza tantissimo. Quelle dove siamo entrati erano miniere di zolfo che usavano tanti anni fa. Oh.
Amate! Ciao! Ho trovato una Panasonic! Come hai trovato una Panasonic? Ma che serdi? Fermo un attimo, stoppa tutto! Chiama pure l'altro Federico! Aspetta, Finalmente l'hai trovata, ragazzo! Adesso è tua! Ma che stai a dire? Ma è pazzito! Fra 33 anni Panasonic ti darà in prova un'altra Panasonic S1H e allora tu non dovrai fare altro che portarla qui nel passato e a quel punto sarà nostra per sempre. Amate, ma questa è una truffa. Scusa un attimo, ma ti sei messo a fare le truffe col paradosso del bootstrap? Ma che stai, prende? Ma che stai a dire questo? Ma che questo sta impazzito? Da una capocciata di quelle gigantesche. Bene signori, questo video voi l'avete visto in pochi minuti, a me ha richiesto davvero tanto lavoro e tanti sforzi, quindi mi farebbe davvero piacere che lo condividiate con i vostri amici, che lasciate un bel mi piace qua sotto e soprattutto che mi facciate sapere sotto nei commenti che cos'è che pensate di questo video. Se non conoscete questa faccia, io sono Federico Chiacchio, sono un videomaker e questo è il mio canale YouTube. Non abbiamo finito però le presentazioni perché questa è la Panasonic S1H, la prima mirrorless approvata da Netflix per girare i propri contenuti originali. Panasonic mi ha mandato questo mostro e ho pensato, ma che faccio? C'ho la macchina di Netflix e non c'è giro un remake di qualcosa? E siccome l'alzicella era già altina, ho deciso di rigirare Dark, che è tipo la serie con la miglior fotografia degli ultimi anni probabilmente e che ha una sceneggiatura che probabilmente è scritta da Scooby-Doo sotto effetto di acidi. Commentate sotto con Scooby-Doo. E con queste premesse ho contattato il mio regista Matteo, che chi mi segue già conosce ormai, per fargli adattare qualcosa che potessimo effettivamente girare. La risposta di Matteo è stata questa. Ah Federico, ma che sei impazzito? Ma Dark l'hanno girata con 20 milioni? Noi non ci abbiamo niente. Al massimo se ti vendi la Sony, forse. Ci possiamo fare, 2000 euro forse. Vabbè, dai, facciamo così. T'accrocco qualcosa. Ok, così famo il cinema, dai! Visto che ovviamente non avrei mai rivenduto la mia Sony A7 III, abbiamo stabilito molto democraticamente che il budget sarebbe stato di 13 euro per acquistare questo. Matteo ha portato la sua bellissima bicicletta blu fiammante a cui mancava purtroppo un pedale e l'abbiamo accroccata un po' così. E poi ho ritrovato giù in garage un impermeabile giallo, probabilmente appartenuto a qualche pescatore di tonno norvegese, che puzzava talmente tanto da far schifo e che tra l'altro non era neanche dello stesso colore, ma visto il budget enorme che avevamo ci avrebbero pensato sicuramente dal reparto post produzione a correggerlo. Quindi eravamo pronti, o quasi. Infatti c'erano le restrizioni di Netflix. Sì, perché quando lavori con Netflix non è che prendi, giri e fai come ti pare, no. Purtroppo sono quasi assillanti. C'è un faldone di 6 pagine che ho scaricato e che ho dovuto seguire alla lettera. Vi allego i link in descrizione se siete dei nerd curiosi. Delfino curioso. E in descrizione trovate anche il link per l'acquisto della Panasonic S1H. Così col faldone di Netflix in mano ho preso la fotocamera e ho iniziato a settarla. Codec, riduzione rumore, stabilizzazione. Insomma, ho seguito tutta la lettera eccetto queste cose qui. Ah, oh, Netflix, cioè, ma qualcosina mi fai girare pure a me oppure scegli tutto a te? Considerate inoltre che Dark non è stato girato con la Panasonic S1H, ma con la Arri Alexa 65, che è una videocamera, con cui tra l'altro hanno girato film tipo 1917, Bohemian Rhapsody, Parasite, Joker, The Revenant, insomma, tutta la lista la trovate sotto in descrizione. E considerate che la Arri Alexa 65 è una videocamera che non potete acquistare. Non perché costi troppo, è che non ha un prezzo. Costa talmente tanto che non ha un prezzo, potete solo noleggiarla. Insomma, signori, spero che abbiate apprezzato lo spettacolo. Purtroppo YouTube comprime tantissimo i video quando ricaricate e non avete potuto apprezzare i veri file che
può sfornare questa fotocamera. Fatemi sapere soprattutto sotto nei commenti se il video vi è piaciuto. Ricordatevi di commentare con Scooby-Doo, ci tengo personalmente, ero amante della serie. Noi ci vediamo sabato prossimo, ore 14, sempre qui su YouTube. Ciao! E sabato esce la recensione della Panasonic S1H.